Buonasera, Lele Casini, Radiolina, qua. Eccomi qua. Buonasera, mister. Buonasera. Le è mai capitato di cambiare così tanto all'intervallo, viste le 5 sostituzioni dalla pandemia? Credo di no. A questo punto, però, è opera sua questa rivoluzione all'intervallo. E volevo capire quale, secondo lei, poi alla fine è stata la mossa vincente. Il cambio di modulo, il portare De Jola in mezzo alla difesa, oppure Luvumbo più vicino alla Padula? Secondo lei qual è stato più determinante? Poi chiaramente commento sulla gara. Grazie. Io credo che è stato determinante l'apporto dei ragazzi che ci hanno creduto. Eravamo partiti bene, abbiamo fatto gol, siamo andati vicino al secondo con Nandez, e poi preso gol è successo quello che è successo a Parma, e non riesco a capire con questi benedetti ragazzi. Già ne avevo parlato dopo Parma, perché quando ci fanno gol non continuiamo a giocare come stiamo facendo? Oggi stavamo soffrendo molto con le palle alte di Favilli, e allora ho preferito mettere De Jola un altro alto, per aiutare sia Dossena che Obert. E poi nel secondo tempo ho riportato Barrega nel suo ruolo di esterno sinistro, Zappa nel suo ruolo di esterno destro, e mettendo anche Luvumbo abbiamo dato velocità e vivacità là davanti. Ho bisogno di fare minuti a Pavoletti, ha preso una botta, gli si è un pochettino girata di nuovo la caviglia, spero che non sia nulla di grave, e niente, devo dire che poi il secondo tempo hanno fatto veramente una gran partita, siamo riusciti ad avere tra primo e secondo tempo 4 nitide occasioni da gol. La Ternana ha un signor attacco, perché dopo il loro gol non abbiamo capito più nulla, erano padroni del campo e meno male che non ne hanno approfittato in tutto e per tutto, però hanno dei signori attaccanti là davanti, hanno dei pezzi da 90 che sanno quello che devono fare e come muoversi e tutto. Gli abbiamo lasciato soltanto 2 tiri dal limite, uno un pochettino più distante nel secondo tempo di Falletti, e Radunovic ha fatto una gran parata. Per il resto nel secondo tempo abbiamo fatto la nostra partita, ci siamo chiusi bene e poi nelle ripartenze siamo stati molto ma molto pericolosi. Sì, mister, Roberto Pino, la Gazzetta dello Sport ha parlato, no, di alcuni fantasmi rivisti dopo la rete subita del pareggio, però c'è stata anche la reazione, perché a volte la confusione poteva portarvi a non ritrovare più, no, il filo logico di questa partita, quindi forse è quello lo spunto da cui ripartire. E poi invece le chiedo, come mai proprio delle scelte iniziali, perché sembrava quasi una bocciatura per alcuni giocatori, penso a Barreca, penso ad altri a cui magari ha dato spazio solo dopo, quando la gara sembrava un pochino più in difficoltà. Allora, io guardo sempre tutti gli allenamenti, i ragazzi che ho messo all'inizio erano quelli che più mi avevano convinto. Sapevo che era talmente facile, Azzi sta fuori, metto l'altro terzino sinistro. Però se io vedo che il duo Zappa Di Pardo stanno bene, spingono, e avendo Parti Pilo che di solito gioca sul centro-destra per rientrare e tirare con il sinistro, ecco, ho detto va bene, allora se vedo così metto un destro che mi contrasta un mancino. Nel secondo tempo, quando invece dovevo spingere, ho preferito rimettere Zappa sulla destra e fare il suo lavoro e mettere Barreca a fare il suo dall'altra parte. Di solito quando un allenatore fa così tanti cambi nel... Ha sbagliato la partita. Esatto, l'ha detto lei, però non l'ho detto io, perché sennò poi no, mi dice. L'ho detto io perché voi giornalisti lo dite sempre e avete toppato come sempre. Mi ricordo proprio che qui a Cagliari nel 1990 dopo Cristo, quando cambiavo sistemi di gioco, poi mi dicevano che avevo sbagliato all'inizio. Una partita in Serie C dove aveva fatto una formazione un po' strana con Cappioli terzino, se non ricordo male, era stata una scossa anche quella. Allora, tanto stiamo cazzareggiando, scusate signore. Allora, io tante volte ci ripenso, no? Allora io giocavo con Cappioli quinto a destra e Nardini quinto a sinistra, che era destro. Ma era una mezzala, Nardini era una mezzala,
Cappioli era una mezzala, questo nel 90. 30 anni dopo lo fanno un po' tutti. E io porto la bandiera di quello che sbaglia. Mi potete dire tutto, ormai ci passo sopra. Allora, noi vediamo i quattro cambi, però non abbiamo visto che cosa è stato detto da Ranieri nello spogliatoio. No, di stare calmi, che avremmo ripreso la partita, perché è un conto cambiare come avevo cambiato nel corso della partita, e non è facile dare tutte le indicazioni a tutti i ragazzi, mentre così nello spogliatoio ho potuto dare tutte le direttive, per cui anche Rog ha fatto la sua bella partita. Purtroppo sto ragazzo una me ne fa e una mi salta, però l'importante è averlo recuperato, perché per noi è un giocatore importante anche lui. E voglio ringraziare tutti quelli che sono entrati, perché hanno cambiato il senso e il corso della partita. Mister, buon pomeriggio, Cornacchia, tuttocagliari.net. Si continua a creare tanto. Nel secondo tempo 4 se non 5 palle gol pulite, però si continua con il vecchio problema di non riuscire a chiudere la gara, ergo si va a soffrire sino alla fine. Bello, bellissimo. Per il cuore non tanto, però sì. Magari. È per i cuori forti. Quattro cambi mi sembra che l'avevo fatto in un Torino-Sampdoria. In un torneo? No, poi non mi ricordo. Allora c'erano i quattro cambi con l'Inter 2021, non mi ricordo. No, era Torino-Sampdoria. Io ero squalificato e stavo in tribuna. Mi incazzai mentre passavano sotto. Ragazzi, no, non mi dire queste cose, sono scontate. Se no non la ricordavo. Sergio De Muro, Tuttosport. Claudio, ecco, dopo un aprile nel quale il Cagliari non aveva mai vinto, comunque, ecco, questa vittoria, che prospettive dà in prospettiva playoff? L'ho detto prima della partita ai ragazzi, dico, vi devo dire poco. Ci giochiamo 10 mesi di lavoro. Fare i 3 punti oggi significa mettere mezzo piede nei playoff. Adesso aspettiamo le altre partite, poi sappiamo che dobbiamo, e già l'ho ricordato alla squadra, dobbiamo andare a lottare venerdì prossimo, perché col Perugia ci sarà da soffrire anche là. Però siamo pronti e vogliamo andare a questi playoff benedetti, possibilmente nella posizione più su che sia possibile. Tocca a me, Enrico Gaviano, la Sardegna. Cagliari ha vinto 2-1, non ha segnato la Padula. I famosi gol che devono fare gli altri oggi sono arrivati. E poi una domanda per cazzeggiare: ma cosa pensa un allenatore quando gli dicono guarda, domenica giochiamo con una maglia completamente diversa dal solito? No, l'ho saputo leggendo oggi i giornali, che c'era la maglia per la ricorrenza di Sant'Efisio. Beh, poi se si dà per beneficenza credo che sia sempre una cosa buona. Segnato la Padula, e voi mi martellate sempre con quello, solo la Padula. Allora ho detto, la Padula oggi tu non segnare, facciamo segnare gli altri. Si capisce, sono contento. Francesco Velluzzi della Gazzetta, chiedo una cosa, oggi se... si sono rivisti un Nandez che ha giocato veramente da Nandez e un Rog che è entrato con un approccio davvero importante, anche se poi lo perdete perché era in diffida. E in ottica al playoff, avere due giocatori del genere più un eventuale Pavoletti vi mette in una condizione davvero di vantaggio? Mi è sembrato che lei sia entrato dal primo giorno nell'impatto con la B, che non era un campionato che aveva praticamente mai abitato, con una preparazione incredibile, cioè conoscendo veramente tutti i giocatori della B con una perfezione incredibile. Allora il Cagliari, come c'è, cioè, con questo tipo di giocatori, perché Nandez e Rog sono due giocatori di Serie A, e come ci si pone? Cioè, è convinto che questa squadra sia veramente molto forte? Io sono convinto che dobbiamo andare a giocarcela con tutti, perché se no
non si entra nei play-off. I play-off sono una lotteria. Sono una lotteria e noi ci dobbiamo stare a giocarcela. Poi certo, più giocatori in forma di buona categoria hai e meglio è, però niente scontato. Niente scontato, sappiamo delle difficoltà, però andiamocela a giocare. Prima entriamo e poi vedremo. E per quanto riguarda la conoscenza, adesso è tutto cambiato, si vedono molte partite in televisione. Quando stavo in Serie B e col Cagliari e con la Fiorentina non c'erano tutte queste, per cui mi dovevo andare a documentare, vedere, fare, dire. Adesso con il video analista, da domani io già conosco Vita, Morte e Miracoli del Perugia, insomma, per cui la nostra, il mio ruolo è cambiato tantissimo, insomma. Io quando stavo qui avevo il mio secondo e Bertola come preparatore dei portieri. Non avevo preparatore fisico, facevo tutto io, li portavo a Monturpino il mercoledì per fare la forza, salite, discese, tutte queste cose qua. Per cui il calcio si è evoluto e noi allenatori siamo andati avanti, insomma. E anche le società adesso sono state, tra virgolette, costrette a un preparatore, due preparatori, tre preparatori, uno o due video analisti, per non parlare dei dottori, per non parlare degli addetti stampa, tutte queste cose qua, per cui il calcio si è evoluto molto. Claudio, Mario Frongia, Repubblica, insomma sei molto contento, quindi ti porto indietro ai 90 anni, agli anni 90 che hai citato. Dall'alto ci ha visto... Se ce n'avevo 70 a 50. 39. Tu mi porti a 90. Senti Claudio, c'è stato lo sguardo di Tonino Ru in questa partita, che commento fai? Ma no, che fatto... commento faccio? Dire quando c'è stato il minuto di silenzio mi sono commosso ricordando ancora una volta tutta la gratitudine che devo a quest'uomo che mi ha preso dalla Vigor Lamezia, dal Campania Puteolana, sconosciuto e tutto, e mi ha fatto diventare allenatore, per cui non lo ringrazierò mai abbastanza. Carlo Manca per Vulcano. E abbiamo parlato di Nandes, però anche Luvumbo oggi mi pare che abbia fatto abbia dato un grosso contributo. Allora, quando c'è stata la trattenuta su di lui, c'è stato, ma oggi proprio non ne va, anche oggi un'altra giornata un po' così. No, Luvumbo averlo visto durante l'allenamento, quando facciamo la partita 11 contro 11, dico, ma perché non gioca sempre così? Le avevi uccisi tutti, tutti. Aveva fatto due gol, tirava in porta. E io che gli dico sempre, tira in porta, perché se tu fai gol, l'attaccante viene pagato per i gol. Se tu non fai gol, guadagni poco. Per cui oggi Zito ha fatto veramente una grande partita, ha messo sempre in apprensione la difesa della Ternana, e averlo è un'altra pedina importante, perché non l'ho fatto giocare subito, non l'ho fatto perché proprio ho detto fammi vedere la partita, perché sennò poi dopo non ho nessuna freccia al mio arco che mi possa inventare qualcosa, perché non avendo Makumbu, non avendo Falco, dico come io posso dare vivacità a questa squadra, e allora per questo me lo sono portato in panchino, sennò era il primo che io dovevo far giocare, per come aveva messo in difficoltà, non, ma da solo, tutta la difesa avversaria quando giochiamo tra di noi. Stava in una condizione eccellente e oggi l'ha fatto vedere. Grazie a tutti. Grazie.